Ma l'aspetto positivo è tutta questa gente che è venuta all'arrivo, tantissimi miei amici, e questo sicuramente è un aspetto positivo. Più di così io non potevo fare davvero. La volata, ho fatto penso una gran bella volata, perché sono partito da dietro, sono rimasto un po' chiuso, ma nonostante quello sono riuscito a fare secondo. Manca sempre un pizzico per vincere, però questa volta non credo che sia stato un mio errore. Peccato forse anche che la squadra ha lavorato tanto, mancato quel pizzico finale. Chiaro, noi abbiamo speso gli uomini dall'inizio, ci siamo presi la nostra responsabilità ed è mancato un uomo nel finale. È chiaro che quando si investe tutto per arrivare in volata bisogna prendersi anche questo rischio. Le dinamiche della terza settimana sicuramente non sono le stesse dei primi giorni, e oggi si è rivelato così. Magari a Torino cambia qualcosa? Sì, sì, a Torino cambierà. Cambierà? Ti lasci l'uomo per la fine per trionfare, per festeggiare la rossa. Adesso dirti come andrà non lo so, non lo posso sapere. Proveremo a giocare diversamente, però come ho detto oggi non abbiamo rimpianti, perché se non ci fossimo messi tutti a tirare probabilmente sarebbero arrivati 6 uomini, e quindi non va bene così, ma va bene così.